È nella splendida cornice della Casa dell'Energia di Arezzo, alla presenza del presidente di Estra Francesco Macri, dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e delle aziende, che si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ITS Energia e Ambiente agli studenti che hanno completato il biennio di studi e formazione per i corsi di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici e tecnico per il risparmio energetico dell'edilizia sostenibile, insomma, i lavori del futuro. La formazione di nuove figure professionali nell'ambito dell'energia, nell'ambito dell'efficientamento energetico, nell'edilizia sostenibile è sicuramente, come dire, un obiettivo che tutta la città di Arezzo dovrà in qualche modo prefiggersi nei prossimi anni, e la collaborazione con Francesco e con ITS Energia e Ambiente è sicuramente un valore aggiunto. Quindi grazie di essere qui oggi e di aver scelto Casa dell'Energia per fare questo bellissimo evento, pieno di ragazzi, pieno di... insomma, di voglia di imparare, di formarsi e di entrare poi nel mondo del lavoro in maniera penetrante. ITS Energia e Ambiente rappresenta oggi in Italia la porta d'accesso principale per una sicura occupazione, se consideriamo che ben oltre l'80% dei neodiplomati si ritrova con un lavoro. Saluto con piacere, diciamo, l'ITS dentro la Casa dell'Energia, perché, o viceversa, perché la Casa dell'Energia entrerà in fondazione e in questa sede bellissima che è stata riconsegnata anni fa alla città in questa versione postmoderna si potrà fare molte cose, sviluppare questo importante istituto attivando nuovi corsi e facendo anche cultura ambientale, che è quella a cui noi teniamo. Quindi ringrazio Fabio Mori, che già si è distinto come amministratore della società che ha in gestione questo bell'ambiente, che insieme a me, insieme al gruppo Estra e all'ITS farà ancora cose più importanti per il bene del nostro ambiente e soprattutto per il mondo del lavoro e l'economia cittadina nel segno dell'innovazione e della circolarità.